Si è svolto presso il centro congressi della Camera di Commercio di Ascoli Piceno l'Internet Day, evento svoltosi contemporaneamente in tutta Italia per celebrare la data del 30 aprile 1986, in cui un segnale partito dal centro universitario per il calcolo elettronico di Pisa è arrivato alla stazione di Roaring Creek in Pennsylvania. È stata quella la prima volta che l'Italia si è connessa ad Internet. Quella data segna dunque l'inizio di una nuova epoca che le Camere di Commercio italiane seppero cogliere mettendo subito in rete i propri archivi grazie ad una sfida visionaria che il sistema camerale italiano 10 anni prima aveva già raccolto con l'idea rivoluzionaria che condividere aiutasse a crescere. Da quella scommessa ha preso il via un percorso di innovazione lungo il quale le Camere di Commercio hanno via via imboccato l'autostrada di Internet e poi ancora tante altre svolte tecnologiche, avveniristiche, la firma digitale, la posta elettronica certificata, il protocollo informatico e la conservazione digitale dei documenti. Una giornata importante per l'Italia, in quanto 30 anni fa vi fu il primo collegamento Internet fra Pisa e gli Stati Uniti d'America. Oggi lo festeggiamo con i giovani, con i ragazzi delle scuole del Piceno. Un ringraziamento va fatto all'Istituto Tecnico Enrico Fermi, alla preside Palanca che ha portato le sue quinte di informatica, perché oggi più che mai la valorizzazione del sistema Internet per la scuola e per il mondo produttivo può essere un valore aggiunto anche economico. I dati ci danno Internet utilizzato per il sistema lavoro soltanto per circa il 50-48%, è un valore troppo basso considerando il valore, la potenzialità e gli investimenti che si fanno nella regione, sul territorio piceno, dalla banda larga e dall'ultra banda larga che ultimamente si stanno portando avanti con Invitalia, il MISE e la regione. Non dimentichiamo che la Camera di Commercio di Ascoli già dal 2012 iniziò il lavoro sulla banda larga presentando un progetto con l'Union Trasporti premiato dalla Regione Marche come il progetto migliore fatto in quel periodo. Oggi quello ha dato dei risultati, tante territorialità picene sono collegate con la banda larga, perciò anche un ringraziamento va fatto alla Giunta Ciriscioli, alla vicepresidente Casini che si è impegnata a far sì che tutta la parte dell'entroterra fosse coperta dalla banda larga. Serve oggi più che mai perché per attivare l'ultra banda larga dovremo avere il collegamento banda larga. Ritornata alla giornata di oggi, la presentazione continuerà con il dottor Giacon per spiegare ai ragazzi il mondo dei servizi camerali su Internet, la valorizzazione del sistema Internet nel mondo camerale, ricordando che l'Union Camere Nazionale ha firmato un accordo con l'ANCI e per utilizzare per la piattaforma SUAP tutto il sistema digitale delle Camere di Commercio. Circa 5.000 comuni già hanno aderito, auspichiamo che anche i comuni della provincia di Ascoli Piceno possano aderire a questa piattaforma che lo stesso governo Renzi ha dichiarato la migliore in assoluto sul territorio italiano. Poi abbiamo i due ragazzi che con noi hanno seguito in questo anno le aziende del Piceno per digitalizzarle, per portarle sui social network, modificare o migliorare i loro siti per far sì che conoscano l'e-commerce, cioè tutti e due i ragazzi daranno le loro informative. Poi la premialità più bella a quei 4 ragazzi che hanno vinto la medaglia d'oro in Cina su un progetto, il bastone della vecchiaia, lo presenteremo nei suoi particolari. Poi vi saranno anche delle aziende che hanno lavorato sul digitale e hanno creato un'azienda. È un buon futuro per questi ragazzi che sono qui con noi per dargli prospettiva, fiducia e forza e coraggio. Un progetto che qui ad Ascoli è la seconda edizione e ha coinvolto 130 digitalizzatori in tutta Italia. È un progetto molto utile per tutte le aziende in quanto offre delle consulenze gratuite a quelle aziende che hanno voglia di entrare nel mondo digitale. Quindi quello che abbiamo fatto noi è stato andare in giro per le aziende, contattarle via telefono, via email e proporre delle opportunità
Abbiamo dato dei consigli per quanto riguardava il loro stato di digitalizzazione, quindi abbiamo detto magari di aprire delle pagine Facebook, di aprire un profilo Instagram, e abbiamo fatto anche dei workshop che, a detta degli imprenditori, sono stati molto utili, in quanto hanno imparato le basi per poi andare comunque avanti e gestire i social in modo autonomo. Infocamere in questo incontro ha voluto sottolineare sostanzialmente il fortissimo ruolo del sistema camerale nell'ambito dell'innovazione per quanto riguarda la banca dati del registro imprese, che in un'epoca appunto di internet si è sviluppata ed integrata, trasformandosi da banca dati in uno strumento innovativo di flusso bidirezionale di informazioni verso la banca dati e di distribuzione delle informazioni verso tutte quante le persone che lo vogliono richiedere. Naturalmente questi dati sono online, possono essere aggregati e danno praticamente la possibilità alle imprese di migliorare il proprio business. Faccio alcuni esempi su registroimprese.it, che è sostanzialmente il sito ufficiale delle Camere di Commercio dove poter interrogare le informazioni di oltre 6 milioni di imprese. Posso, oltre ad interrogare puntualmente i dati ufficiali delle Camere di Commercio, posso richiedere elenchi con la georeferenziazione, posso conoscere gli amministratori. Inoltre, aggregati al sistema del registro imprese, sono stati messi a disposizione del sistema camerale altri siti innovativi, in particolar modo quelli dedicati alle start-up innovative, dove il proprio legale rappresentante può evidenziare anche la propria attitudine e la propria organizzazione ai fini della startup alla ricerca di finanziamento, oppure anche il sito relativo ai contratti di rete, dove sostanzialmente vengono individuate tutte le imprese che insieme cercano di fare forza per cooperare nel proprio business. Al centro di tutto questo c'è una delle più grandi e innovative banche dati di cui oggi dispone il Paese, il registro delle imprese. Come per i cittadini esiste l'anagrafe, così per le imprese tutti i fatti importanti della provincia e della propria vita vengono iscritti e sono consultabili da tutti attraverso il registro delle imprese.